Fase 2 e mobilità. Tante le notizie da comunicare in questo periodo, dalla riorganizzazione del trasporto pubblico locale alla ripresa della cantieristica locale, dalle nuove norme di distanziamento fisico agli obblighi per salire a bordo di mezzi urbani ed extraurbani. Palazzo Medici Riccardi, come annunciato in sede di conferenza stampa dal sindaco Nardella e dal consigliere delegato alla mobilità Cassini, a fine aprile sceglie di informare cittadini e cittadine tramite il canale Telegram ufficiale chiamato Muoversi nella città metropolitana di Firenze. Raggiungibile dopo aver scaricato la app su smartphone o computer all'indirizzo in sovraimpressione. Nel nuovo canale vengono diffuse notizie relative al trasporto pubblico locale extraurbano e urbano di area metropolitana, alla cantieristica sui principali assi viari metropolitani, come FIPILI e SR 429, solo per citarne alcuni, e ai principali provvedimenti provenienti dai comuni dell'area metropolitana sul vehicle sharing. Le informazioni sono tratte dalle principali fonti istituzionali ufficiali legate alla città metropolitana fiorentina. Le notizie avranno di volta in volta una veste grafica facilmente individuabile, con specifiche immagini che contraddistinguano le diverse zone del territorio, i mezzi di trasporto o il contesto di mobilità. Il canale sarà particolarmente prezioso anche nel momento della ripresa della scuola, nel mese di settembre, come strumento per informare famiglie, studenti e studentesse delle eventuali variazioni al trasporto pubblico locale di area metropolitana. Sempre più amministrazioni pubbliche in tutta Italia scelgono di arricchire la propria comunicazione istituzionale social con specifici canali Telegram, sfruttando, oltre alla versatilità e rapidità della app nel raggiungere numeri molto elevati di persone, anche il fatto che gli utenti non sono chiamati a scambiare il proprio numero di telefono neppure con chi amministra i canali. Dunque ci si iscrive a muoversi nella città metropolitana di Firenze dopo aver scaricato Telegram sul proprio device cercando @muoversi a Firenze e cliccando Unisciti. In questo modo si riceverà una notifica per ogni post pubblicato. Di norma arriveranno da 1 a 3 post al giorno, salvo breaking news. A gestire il canale è la redazione giornalistica di Florence TV, web TV istituzionale della città metropolitana di Firenze, il cui canale Telegram viene presentato come buona pratica per la comunicazione social istituzionale in tutta Italia, in particolare per l'ideazione di format specifici come i live audio e le rassegne stampa podcast, dedicate alle prime pagine dei quotidiani locali e alle tematiche culturali.